Jacques André, La sessualità maschile, edito da PUF, le Presse Universitaires de France, nel 2013. Jacques André è psicanalista, membro dell'Associazione Psicanalitica di Francia, professore di psicopatologia all'Università di Parigi, dirige la collezione della piccola biblioteca di psicanalisi per la casa editrice PUF. Egli è anche l'autore nella collezione Che cosa so io? Qui sais-je? Del libro 100 parole della psicanalisi. Il titolo del libro di Jacques André nella stessa collezione è La sessualità maschile. Leggendo il libro di Jacques André ci imbattiamo nel libro di un antropologo, al massimo di uno psicologo dell'età evolutiva e dell'adolescenza. Non pare quello di uno psicanalista. I riferimenti alla psicanalisi sono blandi e questo forse viene dal compromesso con l'attività di professore di psicopatologia e anche dalle richieste editoriali di un libro semplice e facile da leggere. Antropologo nel senso che, come in vari libri sulla sessualità, non solo maschile, non solo femminile, ma anche genericamente sulla sessualità, è sempre rifatto il percorso che il bambino e la bambina farebbero per diventare sessualmente adulti. Ma questo è solamente mente, la questione è ben altra. Jacques André è uno psicanalista ortodosso, fa parte anche dell'Associazione Psicanalitica Internazionale, per intendere, è quella fondata da Freud. In quanto psicanalista, Jacques André non affronta la questione radicale che è posta da Freud rispetto alla roccia fondamentale della psicanalisi. Si chiama la negazione del femminile e ha due aspetti: nell'uomo la protesta virile e nella donna il penis nade, ovvero l'invito al pene. Non c'è nessuna elaborazione in questo libro della protesta virile. Potevamo anche incontrarla, date le premesse culturali dell'operare delle associazioni analitiche francesi, in questo caso quelle dell'ortodossia. Sospettavamo che quello che abbiamo trovato fosse appunto la non lettura della protesta virile. E se di protesta virile si tratta, in questo libro c'è quella degli uomini, non tra uomini, ma rispetto alla libertà sessuale conquistata dalle donne, secondo l'autore. Ecco la questione che è degna di illustrare il libro sulla sessualità maschile di Jacques André, perché ne diviene l'elemento di presentazione nella quarta di copertina anche. Tutto il problema, dice, è che la libertà sessuale conquistata dalle donne non crea simmetricamente degli uomini altrettanto liberi. È il mondo alla rovescia, come di quelli che per contrastare la questione della violenza sulle donne vanno a cercare i rarissimi casi di violenza delle donne sugli uomini, come se l'attacco, intendendo il modo di operare del femminismo, fosse alla sessualità maschile o proprio agli uomini, e non anche all'intero ordinamento patriarcale, di cui la sessualità sarebbe un epifenomeno. Dice Jacques André,
quello che la sessualità maschile ha perso in trionfo, con o senza gloria, lo ha guadagnato in incertezza e in questioni. Questo testo, come abbiamo accennato, scritto nel 2013, quindi freschissimo ancora, dice che all'ora della parità, che è ideologica, non reale, la dominazione maschile ha perso la sua tranquillità. Il maschilismo è in bancarotta. Evidentemente non viviamo nella stessa società, e i nostri riscontri sono completamente altri. Il maschilismo purtroppo non soffre di nessuna crisi. Questo libro ed altri che stiamo leggendo sulla sessualità maschile sono appunto anche orpelli alla questione, perché cercando una giustificazione della sessualità maschile non mettono in discussione un bel nulla dell'ordine del fallo, che è l'ordine gerarchico, che è l'ordine teologico politico delle società occidentali. Questo appunto di Jacques André è un omaggio che, come tutti gli omaggi alle donne, è fatto per mantenerle in posizione di subordinazione. A partire dalle parole degli uomini raccolte sul divano, ma anche lungo le sue letture, André esplora senza raggiri la vita sessuale degli uomini, la sua parte più intima, dichiara la quarta di copertina. E sarà per questo che non parla mai della protesta virile, come sarebbe il caso per uno psicanalista nel leggere la sessualità detta maschile. Interroga le sorgenti, i conflitti, le trasgressioni, le passioni, i desideri d'oggi, che sono sovente quelli di ieri. Lo farebbe anche senza falsi pudori, una formula valida per tutti i libri editi nel pianeta oggi. Sonda questo sessuale che costituisce in ciascuno di noi la punta viva di ciò che fa godere o fallire. E se il sessuale fosse tutt'altra cosa? Il libro, infatti, è soprattutto una serie di queste sorgenti, conflitti, trasgressioni, passioni, desideri d'oggi e di ieri. Laddove dovrebbe cominciare la teoria e un confronto preciso con le teorie sessuali odierne, nei loro debiti quando li hanno con Freud e con la psicanalisi, sostituisce una casistica in cui tutto è ammesso e nulla è letto, nulla è elaborato, ed è un bel bestiario erotico per la vendita. Che la dominazione maschile abbia perso la sua tranquillità, forse in alcuni ambiti del mondo universitario, in alcuni ambiti artistici, scientifici, ma che il maschilismo sia giunto alla sua Waterloo è tutto da verificare. Il libro è soprattutto un bestiario della sessualità di vari uomini, una raccolta di fantasmi e di pratiche che richiederebbero un'altra scrittura e un'altra elaborazione. Questo sondaggio del sessuale va così in profondità, fuori tutto, e questa retta della sonda all'infinito è un cerchio, e l'occhio della sonda è alle spalle dell'osservatore, che non si sente neanche osservato e che non ha raggiunto nessuna profondità nella circolarità, che non sia nient'altro che una estrema superficialità. Quanto a elaborare la sonda come appartenente alla simbolistica del fallo,
Questo si trova in ogni breviario di psicanalisi, ovvero di negazione della psicanalisi. Questo libro, e diciamo questo avendolo preso assieme ad altri quattro, che costituiscono ciò che si trova in commercio nell'editoria francese sulla sessualità maschile, anche volendo essere un libretto di grande consultazione, data la collana in cui è presente, che dovrebbe fornire informazioni di base sulla questione, non può che reiterare un modulo di formazione e di edizione, che è quello di fare l'antropologia del bambino, la psicologia dell'età evolutiva e poi dell'adolescenza. E ciascuno ricostruisce a modo suo queste tappe evolutive della sessualità, che dovremmo chiamare in questo caso erotismo. Non c'è nessuna tappa evolutiva della sessualità. In particolare l'infanzia giocherebbe nella fase temporale in cui si sedimentano i modi della sessualità, che sarà poi quella dell'adulto. Questo tuttavia impiegando il termine sessualità nello stesso modo in cui la interpreta Jacques André. C'è una sovrapposizione, una indistinzione, una confusione tra erotismo e sessualità. Sono impiegati come sinonimi da Jacques André e pressoché dall'insegnamento universitario che a vario titolo parla di sessualità. Questa preformazione in ognuno è modulata come riflesso della teoria della psicanalisi. La poesia della nascita è carente di parole, non ci sarebbe altro che questo attaccamento originale alla madre che farebbe già nel bambino un eterosessuale in potenza e della bambina un omosessuale in potenza. Attaccamento che si apre a due vie: quella per il bambino che, identificandosi al padre e accettando la proibizione dell'incesto, si rivolge prima a bambine, poi adolescenti, infine con donne abbastanza vicine alla madre per reggere il desiderio che sarebbe sempre incestuoso, e abbastanza lontane perché regga l'elezione stessa, ossia che queste donne non siano tabù. Che dire, e anche se qui il tema è la sessualità maschile, che la relazione tra madre e figlia venga definita omosessuale, è indice dello sbandamento della ricerca analitica. Questa favoletta, questo pessimo freudismo, è considerato psicanalisi da questi analisti, in questo caso analista ortodosso. Invece è una scena di fantasmi, che nel modo in cui è detta può dare qualche indicazione del caso di Jacques André stesso, non certo di tutti gli altri uomini. Quindi abbiamo questa fase predipica dell'attaccamento del bambino e della bambina alla madre, e poi la fase dell'Edipo, che è asimmetrico tra il bambino e la bambina, perché dall'amore per la madre di entrambi uno ricaverà un distacco. Per distacco ricaverà l'eterosessualità, e l'altra, non separandosi mai completamente dalla madre, resterà nell'omosessualità. Assolutamente non è trattata la questione dell'attaccamento, attaccamento che dovremmo riprendere anche dai suoi alfieri, in particolare lo psicanalista ungherese Imre Erman, con il suo istinto filiale
E poi c'è tutta una teoria psicologica e non solo psicanalitica di John Bowlby, la teoria appunto dell'attaccamento alla madre. Analizzato quasi come un'impressione animale, l'imprinting, come accade per il piccolo animale che per la prima volta vede il corpo della madre, Coran Lawrence ha fatto notare che se noi sostituiamo un'immagine delle stesse dimensioni dell'immagine della madre, il piccolo la prende per la madre. E così pare che sia riuscito Lawrence a farsi passare per madre di qualche anatroccolo. Questa è l'etologia e la sua fantasmatica, e non offre nessun aiuto all'elaborazione della sessualità. Apparentemente c'è il riconoscimento di una nuova forza femminile, che stranamente interviene quando il femminismo è in fase regressiva, come è oggi, intendendo come diffusione, non come elaborazione, non come teoria o teoria. E quindi il testo è seminato di frasi come gli uomini hanno sempre beneficiato di una libertà inversamente proporzionale al controllo di cui le donne fanno l'oggetto. Addirittura dice, e questa è un'altra giustificazione della sessualità maschile, da una parte l'ordine coniugale frigido, e qui la frigidità che è femminile si estende alla famiglia, e dall'altra parte il calore sensuale del bordello. Ma non è una messa in discussione, né della famiglia né del bordello. È una messa sullo stesso scaffale del supermarket dell'erotismo. L'idea dell'inconscio di Jacques André è molto diffusa. Leggiamola nella singolarità della sua formulazione. C'è una relazione privilegiata tra l'inconscio e il sessuale. L'inconscio non è semplicemente ciò che sfugge alla coscienza o alla conoscenza, è molto più radicalmente l'inaccettabile, l'indesiderabile, questa parte selvaggia al cuore di noi stessi, un corpo straniero interno che comanda, a nostra insaputa, molte delle nostre scelte, segnatamente quella amorosa e sessuale. Quindi abbiamo con Jacques André la credenza nell'inconscio selvaggio. Questa è psicoterapia. Quando la psicanalisi si ritrova sullo scaffale del supermercato dell'erotismo, è psicoterapia, si è ridotta a psicoterapia. Questo è il mantenimento di una fantasmatica, nient'altro, nessuna elaborazione del fantasma, ma un bestiario ben articolato, in vari capitoli, sottocapitoli, paragrafi, eccetera. Non c'è nessuna elaborazione dell'animale totemico che c'è in Freud. E quindi qualsiasi formulazione intorno all'animale è valida. L'inconscio è selvaggio, come le bestie selvagge, come gli uomini primitivi pensati nel modo delle bestie selvagge. E quindi è chiaro che tutto ciò che ne segue, che farà l'uomo, sarà l'opera di bonifica, l'opera di civiltà. Stranamente questa opera di civiltà richiede, chissà perché, questo perché noi lo indaghiamo. Ma non certo Jacques André, richiede la negazione del femminile. Solo alcune pensatrici femministe, filosofe, psicanaliste, mettono in discussione il primato del fallo e non solo come un invito di pene, come è ricondotta dal criticismo psicanalitico. Per dirla chiaramente, non c'è quasi nessuno psicanalista che metta in discussione il primato del fallo. Non lo fa Freud, non lo fa Lacan, lo fa Verdiglione, ma non ha mai cercato in nulla il dibattito con il femminismo, apparentemente già letto in tutte le sue varianti, in tutte le sue variabili, ovvero letto come un'ennesima fantasmatica. Si chiede Jacques André
abbiamo bisogno di essere psicanalista per essere convinti che fiasco e eiaculazione precoce per l'uomo e da parte della donna la frigidità, allora che un nuovo imperativo regge le nostre vite sessuali, quello di godere senza sbarramenti, non hanno ceduto nulla della loro frequenza? Ma non c'è l'analisi dell'eiaculazione precoce del fiasco della sessualità maschile. C'è un'iconostasi, un altare in cui sono ormai le immagini fisse, stabilite da questo connubio tra psicanalisi, psicoterapia, psichiatria, psicopatologia. Infatti, quali sono i titoli dei capitoli? La ragazza di 20 anni, l'adolescenza, il ritorno al nido, la donna pericolosa, la donna incinta, la masturbazione adolescente. Siamo nella letteratura, nella migliore delle ipotesi, ma non ancora nella lettura di questa letteratura dei casi. L'altro aspetto particolare di questo libro, che ritroviamo anche negli altri testi francesi sulla sessualità maschile, è quello del fantasma. Il fantasma non tanto originario, non tanto come qualcosa che opera nella parola, ma il fantasma dell'origine che determina la sequenza della sessualità adulta, maschile. Un cerchio governato da un fantasma che cerca inesorabilmente la realizzazione. A questo punto sembra quasi che, come nella vecchia teoria dell'abreazione di Freud, si tratti di verbalizzare questi fantasmi, come se parlarne implicasse già l'articolazione e quindi la dissipazione. Qui non si tratta di dissipazione, ma di capirne qualcosa psicologicamente e operare per quel che lascia come margine di scelta l'inconscio, un piccolo spostamento tale che la vita sia meno invivibile. Non siamo lontani dalle tesi di Lacan in cui il sintomo permane, diventa struttura permanente e anello che rende gli altri tre anelli un anello Borromeo, in cui ciascuno tiene gli altri anelli, ma basta toglierne uno affinché gli altri siano liberi. Quindi la vita come una condanna a realizzare più o meno il fantasma dell'origine da cui ognuno sarebbe comandato. Dice Jacques André, il fantasma è al principio dell'esperienza. Non è che non si trovino schegge interessanti dell'articolazione dei fantasmi, ma poi i casi, non ulteriormente letti, figurano appunto su questo scaffale del supermercato dell'erotismo. E basta. Interessante è che solo per un istante il porno crea l'illusione che il film si indirizzi sia alla donna che all'uomo, e rispetto al godimento dell'idiota, la masturbazione, come lo chiama Lacan, arriva a dire: l'uomo scopa come si masturba, lo stesso monocorde va e vieni. Solo l'astuccio è cambiato, dalla mano alla vagina. Tale è la sessualità maschile, ovvero l'erotismo maschile. Che la sessualità non sia l'erotismo non è acquisito dal dibattito civile. La sessualità è la politica del tempo, della divisione sessuale e non della divisione dei sessi, che appartiene al sessismo, quale aspetto del razzismo.